Welcome to the Startup Grind. Benvenuto Michele, un applauso per lui. Sediamoci qui e iniziamo questa intervista. Chiara, siamo seduti bene o no? Sì, siete. Tu, mi raccomando, tu sei il centro, quindi Chiara guarderà te. Però noi parliamo alle persone. Quindi per iniziare a parlare ti chiedo un pitch di te stesso in un minuto. In un minuto? Chi è Michele? Allora, sono un milanese che è sempre stato abituato a pigliare rischi e questa penso sia una delle mie caratteristiche. Riesco a gestirli abbastanza bene, normalmente mi hanno portato fortuna. Basta. Raccontaci un attimo del tuo, questo minuto, usiamo questo minuto per fare questo pitch di personale. Quindi raccontaci di te. Beh, io sono un ingegnere, laureato al Politecnico di Milano, ho avuto la fortuna di lavorare in diverse start-up, nella prima come venditore e montatore di computer dentro Vovis, che è una società che vendeva computer tanti anni fa, poi sono entrato in una start-up di telecomunicazioni che si chiamava Omnit, proprio all'inizio, prima di avere 6 clienti. Dopodiché sono andato in un'altra startup che si chiamava Fastweb, che ho proprio dall'inizio anche lì. Poi tramite Fastweb sono andato a finire in Germania, ad Amburgo, dove c'era una startup che si chiamava Hansnet, uguale a Fastweb. Quella è stata l'esperienza, diciamo, manageriale più importante che ho avuto. Ero uno dei managing director, ci sono stato praticamente 8 anni fisso e l'azienda l'ho portata da circa 4 milioni di fatturato e 90 persone che scavavano per terra, 1 miliardo e 4 di fatturato e più di 3.000 persone, più robe, milioni di clienti, eccetera. Poi la società è stata venduta a Telecom Italia, a Telefonica, e quindi sono tornato in Italia. Lì avevo avuto anche altre esperienze all'estero. Sono tornato in Italia, ho tentato di mettere in piedi un fondo di venture capital 2011-2012 con un fondo tedesco abbastanza famoso, non ci siamo riusciti per diversi motivi, fra cui diciamo la difficoltà che c'è da parte degli stranieri di partire d'Italia, è ancora un po' complesso questo, anche se sta migliorando. Dopodiché ho avuto un'offerta in Italia come partner in Digital Magics, sono accettato volentieri perché continuavo, diciamo, questa storia che avevo di costruire e aziende, cose che potessero scalare nel mondo tecnologico. Però quando sono entrato mi sono portato dietro un'azienda che mi piaceva molto e che era Prestiamoci. L'ho portata dentro e tramite un aumento di capitale fatto da Digital Magics più una serie di investitori si è entrati in maniera importante, trasformando quella che Prestiamoci era stata fino a quel momento. Però quello che mi è stato chiesto, soprattutto dagli investitori, era di sostituire il management esistente e di mettermi io a gestire l'azienda. Qui dopo circa un anno l'azienda è stata completamente trasformata e l'abbiamo praticamente già venduta a un investitore internazionale. Il capital gain è stato importante, tra virgolette un po' peccato, perché un'azienda di questo tipo sicuramente con capitali giusti poteva diventare qualcosa di importante in Italia, ma penso che non si sia ancora pronti in Italia con i capitali per fare una cosa del genere. E il deal non è ancora chiuso completamente, siccome Digital Magics e Trasbadi sono due società quotate, non può esserci niente di segreto, quindi il momento in cui avevamo firmato una lettera di intenti si è dovuto pubblicarla, però diciamo che se va tutto bene, fra qualche mese il deal sarà completato e Prestiamoci diventerà una costola importante di Trasbadi a livello europeo, che tenta di mettere in piedi il più diversificato operatore di peer-to-peer lending in Europa e nel mondo. Hai detto, hai toccato tantissimi punti, infatti perfetto, però ripartiamo dall'inizio. Questa esperienza nel telco come ti ha formato? Qual è stato? Tu hai parlato tanto di startup, poi alla fine noi le conosciamo come grandi imprese. Ma no, io sono stato dentro proprio dall'inizio in tutte queste, cioè si partiva da stanzette più piccole di questa, in 40 persone si facevano i business plan, si costruivano, cioè erano periodi molto, molto divertenti. Poi lavorare in un'azienda che sta nascendo e crescendo, che più va bene, cosa che succede con tanti soldi, veramente non avrei più tempo. Mi ricordo in Omnit all'inizio era una festa continua, si lavorava tantissimo per un continuo costruire, c'erano cose stranissime, era molto internazionale e tutto questo è stato molto bello. Io sono entrato, ero un ingegnere, sono entrato nell'area tecnologica,
avevo il core in quel momento. Il core in quel momento, noi dovevamo costruire la rete, io diciamo che gestivo tutta la parte di organizzazione logistica degli apparati di rete che in quel momento erano molto importanti. Vodafone doveva, Omnitel doveva raggiungere il famoso 40% per essere in linea con quanto aveva detto quando aveva fatto la gara per ottenere le frequenze. A questo punto era fondamentale da raggiungere. E quindi mi ricordo cose incredibili, mandare antenne con gli asini su per i bricchi per coprire delle aree o riuscire a coprire manifestazioni particolari. Mi ricordo ancora quando proprio tanto tempo fa c'era a Sestriere una gara di sci dove avrebbe partecipato Tomba e 4 giorni prima della gara l'apparato che doveva arrivare lì non era arrivato, si è rotto e quindi in qualche maniera ho fregato un apparato che era previsto per la zona di Napoli. Abbiamo mandato lì, mi hanno un po', quelli di Napoli si sono arrabbiati, però hanno capito che serviva per coprire la gara, non mi ricordo poi se fu vinto, no, Sestriere. Cioè era tutto così, era molto avventuroso, molto lasciato al darsi da fare delle persone, quello mi era molto piaciuto. Poi le aziende pian pianino si trasformano, perché è normale che sia così. Il potere di decidere anche sulle piccole cose viene sempre più tolto alle persone, viene concentrato in alto e diventano un po' più noiose. Però hanno un inizio che è molto divertente, molto faticoso, ma estremamente esaltante. Questo io l'ho vissuto per 3 volte, con tanti soldi. Adesso anche con questo è stata una buona cosa, per cui io continuo a farla, questa cosa mi piace, è una mia ricetta, diciamo, che però contempla anche il prendersi dei rischi. Quindi questo prendersi dei rischi con questi salti che sei riuscito a fare da un lato all'altro, questi salti probabilmente nel vuoto perché erano tutte imprese praticamente quasi nuove, ti ha portato a fondare varie startup, a collaborare con varie entità e varie startup. Questa Prestiamoci come è nata? Qual è stato il momento in cui hai detto ok, ci sono, lavoro curioso su questa cosa? Ma allora, io, questa è una cosa che mi piace molto dire, io sono uno che studia molto, cioè continuo a leggere, guardare, leggo libri, eccetera, eccetera, però poi di base le mie decisioni le prendo molto di pancia. Io ho questa io ho delle convinzioni molto... Una di queste è che si debba studiare tantissimo per poi pigliare delle decisioni di pancia, no? Questo è una mia... Però bisogna essere pronti, cioè la decisione di pancia che non prevede l'aver studiato tanto prima è un salto nel vuoto. Invece succede qualcosa perché quando uno ragiona tanto, come dire, interiorizza la risposta giusta e quindi fa il salto giusto. Diciamo che Prestiamoci aveva una caratteristica che era tipica anche di tutte le altre. Aveva diverse caratteristiche. La prima si riferiva a un mercato enorme e che è un po' una considerazione che dovrebbero fare le start-up. Cioè, è difficile... Cioè, mettiamola così... L'investimento che si può ottenere è funzione, o il successo che si può ottenere in termini dimensionali, è funzione del mercato a cui si fa riferimento. Se il mercato è piccolo, uno può essere anche bravissimo, ma più di tanto non può andare. Ciò non vuol dire che non sia degno di essere fatto, perché non è che tutte le aziende devono diventare da centinaia di milioni di euro, da miliardi di euro. Un'azienda che funziona bene e che fa 1 milione di euro all'anno può essere estremamente soddisfacente, però quando uno va da un investitore o si rivolge a certe categorie è molto probabile che non venga ascoltato perché non fitta con quello che l'investitore si deve aspettare. Allora io guardo normalmente quelle che hanno delle grandi potenzialità e quindi si riferiscono a mercati enormi. Fu così per le telecomunicazioni in tutti i casi. E nel caso di Prestiamoci si riferisce al mercato del credito, che è un'area molto poco toccata, diciamo, della rivoluzione digitale e che è enorme. In Italia solo i crediti personali all'anno ammontano a 20 miliardi di euro, solo in Italia. Se poi si considerano tutte le altre cose parliamo di centinaia di miliardi di euro che vengono spostati e che funzionano ancora secondo le logiche molto old economy. Quindi quando io metto a fuoco queste due cose, il fatto che il mercato è enorme e che nessuno l'ha ancora scardinato in qualche maniera, una prima equazione mi torna e quindi inizio a guardarci dentro. Poi l'altra considerazione che faccio, siccome non penso di essere particolarmente
e onestamente penso che dall'Italia sia molto difficile che questo avvenga. Non penso di essere particolarmente avanzato nelle idee, cioè è difficile che dall'Italia possa nascere qualcosa che compete con Google, io dubito fortemente, però dall'Italia possono nascere delle startup che in qualche maniera ricalcano delle vie già segnate all'estero e seguono e si impadroniscono di un mercato che è quello locale sufficientemente grande, perché questa è un po' la considerazione che faccio. In questo caso esistevano già diversi casi che stavano iniziando ad essere di successo nel mondo e quindi questa era una prova ulteriore dell'equazione. A quel punto tu devi solo chiederti, ma allora in Italia siamo diversi dal resto del mondo o no? E secondo, siamo in grado di farlo. Terzo, avrò i capitali sufficienti per farlo. Quindi questi sono un po' i pezzetti che vanno messi insieme. Essendo stato io tanto all'estero, perché come ho detto sono stato praticamente quasi 10 anni in Germania, ho lavorato in Olanda, ho lavorato con i norvegesi, con i francesi, con gli inglesi, con gli americani, eccetera, ho diciamo meno quel problema che secondo me c'è ogni tanto da parte degli italiani di considerarsi tra virgolette un po' inferiori, cioè pensare che fuori le cose siano fatte meglio perché, per qualche motivo, no, diciamo che magari fuori certe cose sono più semplici perché il mondo che circonda certe iniziative le aiuta un po' di più, però in Italia siamo bravi quanto gli altri. Il problema è che le dimensioni, il numero di persone che lavorano qua, gli studi che sono fatti, gli sviluppi che sono stati fatti, secondo me non ci permettono di andare su certi settori che sono estremamente di frontiera, e ritorno a Google o se vogliamo la Apple, cioè ci sono delle aziende ormai che sono talmente grandi, talmente potenti, che si autofertilizzano, che hanno talmente tanti ricercatori, talmente tante cose su cui ragionano, che ovviamente creano poi dei piccoli figli che sono estremamente potenti perché vivono in un mondo estremamente avanzato, no? E quindi questo è un po' il ragionamento che faccio. Quindi mercato grande, prova internazionale, mercato d'uso del matto italiano che sia sufficiente, tutte queste cose mi fanno dire che vale la pena entrarci per fare una cosa grande. Come ho detto, possono esserci cose più piccole che sono interessanti e che valgono la pena lo stesso, però bisogna solo stare attenti a non andare a sperare che qualcuno ci metta tanti soldi se il potenziale tutto sommato non è così grande. E quindi su questo ci possiamo anche tornare. Ma questi sono un po' i ragionamenti. Certo, Benissimo. Hai toccato un punto molto importante, hai parlato di ambiente, hai parlato di ecosistema. Cioè, praticamente hai detto che nell'ecosistema estero, quindi in questo caso per esempio il tedesco, esistono effettivamente fattori diversi, scale diverse, oppure siamo noi che crediamo in Italia che effettivamente la scala possa essere diversa, gli investimenti possono essere più grandi, le persone possono essere più skillate, cose del genere. Quali sono le più grandi differenze tra l'ecosistema tedesco e praticamente europeo rispetto a quello italiano? No, allora, intanto io penso che il ragionamento che facevo prima va molto verso la Silicon Valley negli Stati Uniti. Dalla Germania, onestamente, e poi ve lo assicuro, non è che sia uscito niente di incredibile ad oggi. Nel senso, tutte le cose che hanno fatto al massimo sono dei copycat. Però se mi mettete giù la lista delle aziende veramente rivoluzionarie con tutti i soldi che hanno avuto, non è che ce ne sono così tante. Le exit famose che ci sono state in Germania, le aziende famose che ci sono state in Germania, sono così perché hanno avuto molto più soldi o perché la Germania magari è un mercato un po' più grande, per cui Xing per esempio ha senso in Germania in termini di dimensioni perché la Germania era un po' più grande, però non è che questo ponga la Germania in maniera diversa dall'Italia. Poi quando ero in Germania io ho lanciato una startup competition, questo era il 2006, col Financial Times, cioè io mi ricordo le ore che arrivavano, si vedevano 3.000 business plan eccetera, che era buiato, mostruoso, cioè voglio dire delle cazzate, scusate, impressionanti, cioè tuttora. Per cui voglio dire, non è che non bisogna essere particolarmente non è che sono migliori lì. Diciamo che c'è una cosa però in Germania, che siccome ci sono più soldi, le startup hanno la possibilità di pagare gente esperta, che è un po' quello che manca qua. Allora, qual è stata la caratteristica di Prestiamoci? Prestiamoci alla fine
avuto di colpo, con l'entrata Digital Magics, una serie di persone che avevano già fatto certe cose a livello molto importante. Una serie di persone, per un caso particolare, hanno deciso di stare in Prestiamoci, che normalmente sarebbero estremamente care sul mercato. Il nostro risk manager era il risk manager di UniCredit, è una persona che, se ti vuoi portare dentro completamente, costa almeno 300.000 euro all'anno. RAL, capito? Quindi tanto. Però cavolo, funziona, capito? Allora, non è che Prestiamoci lo fa, assolutamente no, però per una strana una strana coincidenza ha deciso di darci una mano. Ora, quello che succedeva in Germania, e questo lo so perché l'ho vissuto, è che avendo più soldi le startup, nelle startup vengono spesso messe delle persone esperte. Esperte perché hanno già creato nella loro vita. Io a un certo punto, quando ero in Germania, sono stato chiamato da un venture capitalist che mi offrì 150.000 euro all'anno, RAL, più il 10% dell'azienda per entrare e metterla a posto. Sono numeri che in Italia sono impossibili ad oggi, estremamente impossibili. Quando in Germania noi comprammo AOL Germania, che era un'azienda grande, l'amministratore delegato di AOL Germania diventò l'amministratore delegato di Click and Pay o qualcosa del genere, che poi fu diventato Deutsche Telekom. Un altro è diventato l'amministratore delegato di Parship, uno di questi siti. Un altro è diventato responsabile del CRM di Groupon. Un altro è diventato l'amministratore delegato di WebMiles. Ed erano tutte persone che avevano dei begli stipendi ed erano particolarmente senior. Questa cosa in Germania è possibile perché c'è più funding e quindi ti porti dentro nelle aziende le persone che sono un po' più di esperienza, ma queste persone devi pagarle. In Italia manca questa cosa e onestamente, soprattutto su certe cose, un ragazzo alle prime armi rischia di andare a sbattere su certe cose, semplicemente perché deve rifare dei passaggi che già sono stati fatti da altri. Queste cose, se ci metti un manager esperto, si evitano. E questa è la grossa cosa che ho visto di differenza con la Germania, però vi assicuro che in termini di idee, di qualità anche degli sviluppatori, eccetera, non siamo secondi della Germania, non siamo secondi a nessuno. Il punto è che se tu giochi nel campionato di calcio migliore al mondo, sei in Germania o in Spagna, eccetera, e giochi in Serie A, gioco forza diventi più forte che a giocare in un campionato più scarso, anche se sei bravo. Ora, se sei in Silicon Valley, è talmente tutto lì che certe cose è molto più facile che vengano lì che in un altro posto. Ottimo. Facciamo un salto e passiamo a Digital Magics. Passiamo a una vita, o meglio, una nuova esperienza di startup e partner di un fondo allo stesso tempo. Come sei riuscito a combaciare la cosa, sinergie, scontri, differenze, consigli da cui dare a tutti noi che effettivamente siamo qui perché siamo interessati sia alle startup sia al mondo ovviamente venture capital e del genere. Allora, Digital Magics unisce due cose che sono abbastanza strane in questo mondo. Unisce da una parte una grande flessibilità di approccio alle cose, che in un mondo con pochi soldi e con necessità di dare risorse esperte, probabilmente porta del valore aggiunto. La seconda cosa è una società quotata. Una società quotata porta trasparenza, no? Diciamo che c'è sempre una tensione tra la flessibilità e i paciocchi che puoi fare con la flessibilità e la trasparenza, ma la rigidità che ti dà la trasparenza. È una guerra continua, no? Esiste in tutte le situazioni, diciamo, di business del mondo. Tiro fino a un certo punto, però dall'altra parte non posso tirare troppo perché succede qualcosa. Allora, questa è una combinazione interessante perché, tra virgolette, pone Digital Magic sempre davanti a ottimizziamo il più possibile, ma non andiamo oltre certi limiti. E questo secondo me è un modello corretto in questo momento in Italia, avendoci pochi soldi. Se uno viene in Digital Magics, tutto sommato ha il supporto, magari anche non
continuo, non un po' sporadico, perché siamo in pochi, eccetera, però di persone esperte, persone che hanno già visto certi problemi, che si muovono magari più facilmente a cercare gli sviluppatori, o sanno anche capire, questo è importante, quando uno è in grado di correre per conto proprio. No. Andando un po' al di là delle solite robe che si dicono, la presentazione, il pitch, l'elevator, che un po' mi hanno anche stufato. No? Cioè, ci deve essere anche qualcuno che è in grado di valutarti su degli altri aspetti. No? E secondo me qua queste cose ci sono. Per cui, diciamo che è un qualcosa in più, secondo me, in questo momento Digital Magic DAO e modelli tipo Digital Magic. Il mondo delle startup in Italia? Un mondo abbastanza particolare, un'economia separata o una bolla del momento? Ah, speriamo che non diventi una bolla, perché se non arrivano finanziamenti importanti, cioè diciamo che bisogna buttare via un po' di soldi, bisogna fare degli errori per riuscire ad arrivare a dei livelli importanti, e in Italia non sono ancora arrivati i soldi, cioè qualcosa è arrivato, ma bisogna buttare via un po' di più per formare, cioè chi sta provando deve sbagliare un po' di volte, riprovare, eccetera, eccetera. E quindi spero che non diventi una bolla, nel senso che per ora se ne fa un gran parlare, e la bolla sono quelli che ci sono dentro e che stanno nuotando nel nulla quasi, no? Cioè si stanno andando a fare, ci sono quante startup innovative oggi, 3.000 passa più, tutte quelle che non sono innovative ma che sono degne lo stesso, però ci sono pochi soldi. Allora, se a un certo punto tutto questo impegno che sta arrivando dalle persone che sono buttate e da quelli come noi, di Digital Magic, dei pochi fondi che ci sono, non procede in qualche maniera creando dei vincitori, il rischio è che poi a un certo punto diventa un'area dove nessuno entra più per paura, no? Invece bisogna attrarre talenti. Quindi questa cosa qua è un passaggio importante, non deve essere una bolla di persone. Una bolla di soldi? Proprio no, perché non ce ne sono. Io spero che diventi una bolla di soldi, cioè nel senso bisogna buttarne via un po' per poi arrivare a un punto in cui nasce qualcosa di importante. Tornando alla Germania, in Germania è 10 anni che spendono più, cioè mettono sul mercato una miliardata almeno all'anno, no? In Italia forse se arriviamo a 60 milioni tanto, quindi certo, poi Rocket Internet è venuto fuori, ci sono una serie di cose che stanno iniziando a venire fuori adesso. Se volessimo dare un consiglio agli startup italiani, quali sono i tre aspetti probabilmente di cui focalizzarsi per fare startup in Italia? Prima hai raccontato di un mercato che ci deve essere, di lavorare con delle persone che effettivamente l'hanno già fatto, che sanno fare questo mestiere. Ma qual è effettivamente il consiglio per una persona che deve partire da zero, di come iniziare in questo mondo? Qual è il piede importante? Guardarsi sugli incubatori, sugli acceleratori, cercare di andare da soli, con le proprie gambe, guardare all'estero? È veramente difficile questa domanda. Nel senso che il rischio di pigliare sole è enorme. Cioè, quando uno magari viene finanziato, pigliare sole è pazzesco. Il rischio di per fare contenti quelli che vorrebbero investire, fare la presentazione, il famoso elevator pitch, e finirla lì perché quello che ti stanno chiedendo è enorme, bisogna andare un po' oltre queste cose, bisogna creare business. Il consiglio che posso dare è tentare di crescere. E cosa vuol dire crescere? Non lo so, cioè bisogna tentare di capire cosa si vuole. Capire che alla fine bisogna creare business in qualche maniera, che non è colpa degli altri perché non ci mettono i soldi, perché di soldi ce ne sono pochi, di riuscire a lavorare con gli altri e di farsi un po' un'opinione propria delle cose, non aspettare che siano gli altri poi a decidere per voi. Allora io proverei a giocare un pochettino con Michele e capire. Noi facciamo una cosa, abbiamo provato a fare già nella prima puntata e tanti altri chat lo stanno facendo, fare delle domande un po' casuali, un po' più per cercare di capire chi è Michele, come funziona, come pensa Michele, chi è la persona, il personaggio
specifico. Quindi faccio un po' di domande, un po' random, tu sentiti libero di rispondere come meglio credi, mandami anche quel paese se la domanda non va bene, ma proviamo a fare queste domande per cercare effettivamente di entrare un pochettino nel mindset, ok? Sono una decina di domande, Chiara mi uccide adesso ovviamente perché non è una cosa che interessa tantissimo, però proviamo perché effettivamente cerchiamo di capire chi sei. Tuo libro preferito? Qual è il tuo libro preferito? Il mio libro preferito? Il cucchiaio d'argento. Mi piace molto cucinare. Il tuo film preferito? Ma ce ne sono tanti. Il Grande Lebowski. Quando è l'ultima volta che hai fatto qualcosa di nuovo? Ieri. Oggi. Ieri. La tua startup preferita? Hansnet. Germania. Divertito in casa. Qual è la tua stagione preferita? Mi piacciono i cambi di stagione, il fatto che cambi nel corpo. La tua città preferita? Milano. Cosa è più importante? Forza, velocità o stomaco? Come ho detto prima, studiare un casino per pigliare decisioni in stomaco. De pazza. Qual è la tua skill più diversa, più strana? La mia? Sì. Secondo me sono uno che persevera molto, cioè rimane, non si dà per sconfitto facilmente. Qual è il miglior complimento che tu abbia mai ricevuto? Allora, una volta dovete sapere che io sono un po' ruvido ogni tanto, no? Non è che sono proprio uno politico. E quando ero in Germania, diciamo, l'amministratore delegato che a un certo punto, che invece uno molto politico, non apprezzava questa cosa, però un giorno mi disse: io non capisco come mai tu hai questa cosa che sei molto diretto, però poi dopo un po' di tempo hai un seguito mostruoso, cioè tutta la gente ti vuole bene eccetera. Io l'ho preso molto come un complimento alla fine, perché lui era un po' invidioso di questa cosa. Qual è il miglior complimento che tu abbia mai dato? Fai per conto tuo, cioè è un messaggio che puoi, che è la mia grande fiducia. Se tu potessi iniziare un nuovo business domani, quale sarebbe? Ma mi piacerebbe, che era stata un po' l'idea che volevo fare appena uscito dall'università, creare un luogo di scienza e di spiegazione di scienza, un po' come la Villette a Parigi, cioè un luogo che va un po' oltre il museo, dove si unisce cultura, scienza e didattica su quello che c'è. Un museo un po' diverso. Mi piacerebbe anche organizzare un mondiale di calcio o un'olimpiade. Se tu potessi scegliere di essere un animale, quale animale saresti? Ho un asino, sono abbastanza... Cosa vuoi fare da grande? Continuare a giocare, è quello che mi piace fare. Io farei un applauso a Michele.